Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Sono Instant Trovato Boss. Oggi farò vedere come registrare un gameplay, o meglio, come registrare in questo caso lo schermo. Perché infatti vi consiglio OBS Studio. Perché infatti io ho provato, in realtà ne ho provati molti. Parte che Bandicam si paga se vuoi la versione gratuita, sono solo 10 minuti, ma comunque lagga. Cioè, praticamente ti prende troppe prestazioni. Invece OBS comunque è abbastanza leggero. Non ti prende troppo. Non occupa troppa RAM, ecco. È abbastanza leggero come programma. Comunque, vabbè. Allora, OBS Studio. Seguite ovviamente la procedura per scaricarlo, ovviamente. Ovviamente qui dovete premere Windows. Ovviamente qui dovete prendere Windows. Vabbè, mo qui mi ci vorrà un po', mi ci vorrà un po', però aiuto. Quando poi avrà finito di scaricare, no? Allora, voi ovviamente attendete che il vostro aiuto. Allora, aspettate che finisca di scaricare questo qui, OBS Studio Full Install. Vabbè, io faccio nulla in questo caso perché già ce l'ho installato. Poi avviate questo programma una volta che si sarà scaricato e lo installate e fate la procedura guidata. E tanto non è niente di così complicato, ecco. Vabbè, qui ovviamente qui mi dice ferma registrazione, ma perché in realtà è già partita. Qui all'inizio vi troverete avvia registrazione. Proprio di avviare la registrazione qui dovete avere una fonte. Vi spiego, praticamente qui all'inizio vedete nero, questo di qua sarà nero. Vedete cosa dovete fare? Dovete fare tasto destro aggiungi oppure fare il più qui. E qui volete vedere molte opzioni, ma quello che ci interessa a noi sarà cattura schermo. E fate ok. E qui vi dirà quale display dovete catturare. Ecco, in questo caso questo è l'unico, ovviamente. Potete decidere se catturare console, il cursore o no. E dopo fate ok. Beh, in questo caso faccio nulla perché non mi interessa. E dopo potete fare tranquillamente avvia registrazione. E ovviamente quando fate ferma, ovviamente si ferma la registrazione. Anche se non è l'unica cosa da vedere, ovviamente, perché negli strumenti ci sono tante cose da vedere. Vediamo un po', eh. Perché, vabbè, innanzitutto potete ruotare e fare robe come con lo schermo. Che vabbè, in questo caso che avete capito, no? Però quello che volevo far vedere, ecco, sono le impostazioni più che altro. Vabbè, ovviamente lingua italiano perché siamo italiani. Controllo aggiornamenti, vabbè, in questo caso posso anche toglierlo perché non mi interessa. Questo programma penso sia ottimo anche per la trasmissione diretta, però in questo caso non mi interessa. Allora, vediamo un po', eh. Questi qui sono i video. Anche se non so bene come configurarli, anche se qui ovviamente deve essere stereo e non mono, eh. Vabbè, qui dice che lo spot video, oddio, sta registrando quindi non può modificare, però in questo caso, perché se no potete ovviamente cambiare risoluzione e via dicendo. Allora, nelle avanzate. Anche se anch'io qui ovviamente ti consiglio di usare uno schermo a 1200x1080, però in questo caso la risoluzione più alta del mio schermo è questa, quindi non penso che posso fare molto. E ho messo 30 fps perché sennò da 60 fps cominciano a essere un po' pesanti per il mio PC, perché non è che sia di tanta portata, dovrei cambiarle effettivamente. Ma comunque vabbè, render ovviamente ho messo Direct 3D 11 che secondo me è il migliore. E poi vabbè, non è che c'è niente di così complicato, eh.
I video ve li salverà. Ah, beh, sì, diciamo di salvare. I video ve li salverà nella cartella video, ovvero. Vedete, devo censurare qui quasi tutto perché questi sono la maggior parte video che sono usciti o che stanno per uscire, quindi. Allora, questo video, come vedete, è quello che sta registrando adesso. Ecco perché lo vedete così. Praticamente, una volta che fate stop sarà pronto praticamente. Anzi, ve lo faccio vedere. Ora faccio film e dopo faccio subito riavvie, avvie, insomma. Ecco, come vedete, infatti il timer è anche ripartito. Allora, ecco, come vedete, questo è quello che sta registrando adesso e questo invece è quello che ho registrato fino a poco fa. Ce la fa caricare. Ecco, mi dimenticavo anche di dirvi che dovete impostarli in MP4, ovviamente, che sennò di default ve lo fa in un altro formato. Poi vi faccio vedere come fare. Come vedete, il video è lo stesso, ovviamente non si sente l'audio perché l'audio io lo registro a parte, dopo edito tutto con Filmora. Vedete che in questo momento sta registrando solo l'audio del PC, dopo io edito tutto a parte, capito? Vabbè, ora vediamo se riesco a farvi vedere come farlo in MP4 il video. Allora. Ecco, percorso di registrazione c'è utente videos, infatti. Allora, volete registrazione alta qualità, mi raccomando. E formato di registrazione MP4, infatti, dovete mettere. Ok. Poi, che so, che altro posso farvi vedere? Posso provare a fare una cosa di questo tipo. Se io rotolo lo schermo. No, non me lo fa fare. Ecco, adesso sicuramente lo schermo lo state vedendo tipo al centro, vedete? Perché io sto aggeggiando con questo affare che serve per farle rimpicciolire. Ecco, ora non vedete nulla, o quasi. Mo', ecco, mo così è riportato al suo posto. Strano che non posso girarlo, però vabbè, lasciamo perdere. Forse da qui? Ah, eccolo. Ora lo vedete praticamente al contrario. Ecco, l'ho riportato a posto. Vediamo che altro posso far vedere di OBS Studio. Penso che ho finito, eh. L'impostazione è stata anche qui, tra l'altro. Non sapevo neanche, penso un po'. Vabbè, qui ci sono tante altre impostazioni che io non so, ho fatto vedere solo quelle che so, che utilizzo io anche, quindi. Qui, vabbè, qui potete impostare tradizioni di scena, però, vabbè, io non le ho messe per adesso. Vi faccio vedere che in effetti sta registrando i video, l'audio del desktop. No, vabbè, qui non lo fa, vabbè, aspettate un attimo, eh. Come vedete, il suono sta registrando adesso. Vedete? Questo qui è il suono di Windows 95, no? Suono di Windows 95. Quindi questo significa che sta registrando questo qui. Questa barra che va su e giù significa che sta registrando. Qui ovviamente, allora, questa qui come funziona? Più va verso di qua, più praticamente registra meno volume. Praticamente, io non posso spiegare in maniera più semplice. Praticamente è come se voi, ecco, spostate questa barra, praticamente funziona allo stesso modo.
solo con la registrazione, quindi più va verso sinistra e più si sentirà poco il volume che sarà riprodotto sul PC, più sarà verso di qua e qui invece 0 significa che sarà riprodotto come sul PC. Io di solito lascio a meno 0,5, ma in realtà era perché era per alcuni gameplay che facevo, perché sennò si sentivano troppo, quindi li abbassavo leggermente, ma vabbè. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e se commentate. E niente, ragazzi. Come vedete questo video su Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.